Parleremo anche degli europei, no? Non vuoi parlare di europei? Ma come, famo i fanatici e non parliamo degli europei? Leviamo se vuoi vergogna. Quello che mi ha fatto più ridere è stato chiaramente, ma è un classico un po' di noi, è di noi romani, però mo ha fatto pure per lei, non so perché, sto fatto. Questo si chiama talk trashing, mi pare, cioè in inglese quando tu dici una cosa e la fai. Cioè, belli, tu dici, me ne vado da casa, da tua moglie, e te ne vai. Ha detto una cazzata, ha fatto così. Giusto? Qualsiasi cosa dici, c'è stanno in America, nel campionato di baseball, uno disse, io occhi chiusi, faccio tre punti. Chiuse, e fa tre punti. Tu fai così, va bene. Fallo. O almeno, cazzo, pio specchio dalla porta. Cioè, manco dico che devi segnare, perché magari... Cioè, tu, io dico sempre sta tesi, che se tu vai dal salumiere, te fa una fetta così... da netto, tu dici scusi ma che mi ha fatto? E dice sì, dice se può sbagliare, infatti, perciò veniamo a trovare, per lei, lascialo, poi vincina, hai visto, dico questo perché mi voglio fare subito una rogna, 15 milioni all'anno, o l'hanno scambiato per un altro, io vorrei dire ai cinesi, sull'involtini primavera siete fenomenali, ma 15 milioni a questo, che in piamanco lo specchio, ci mandavo mio cugino, era un po' pippa, però specchio copiava. Allora tu, lo dico a tutti, tu fai un errore così a una partita da calcetto tra amici, dove si paga 10 euro, lo sai, no? Sai che scatta? Scatta, allora, minimo, oh, ti è partita una gamba, oh, no. Non ti chiamano più. Poi per anni ti incontri fai, ma ti ricordi quella volta che ha fatto questo? Ti rimane questa cosa. L'altro giorno sono andato, ieri mattina a un bar, un barista mi fa, mi dice, sai, il bar è il mio covo, mi fa, nasce lo dito, 11, ma mica paro Roma Lazio, 11 abbonamenti, io sai, sento ha sbagliato sul training planning. Cioè ho sentito la voce e non capivo che stava a fare latte questo, dico scusa, stai a bollire il latte. Stai a parlare di cose più grosse di te, che cazzo? Cioè no, perché sai lui lo ha sbagliato. Dico, ma scusa, ma che forte? Mo vi ha lotito, dice ha sbagliato il latte e ne ha preso quello scremato. Perché siamo così, siamo, e poi vi spiego il perché, siamo noi romani maggiormente, quelli che fidate di sto stronzo, ma è incredibile. Ma se lo sai pure te che ci sei, capisci? Te fidi di un deficiente? No, io ti fidi, tu vai da un dottore, te fidi di un deficiente. Perché mi devo fidare? Perché dici no, perché io ho esperienza da deficiente. Siamo quelli. Sto scherzando, noi mi fammo ride. Dici, ma lo spettacolo come viene? Per strada. Ha capito? Te fidi di me. Io nel caso mio ho avuto tre mogli. E beh, da pure i consigli, ma che sta a te zitta, deficiente? Dovresti dire che sei scapolo!